Allora, tra la prima e la seconda serata, come gruppo Maker, siamo andati avanti alla costruzione del nostro plotter. Allora, riassumiamo, abbiamo utilizzato come elettronica Arduino Uno e il firmware GRBL. Le cinematiche abbiamo provato sia quella classica XY che il Core XY, che ha il vantaggio di avere entrambi i motori fissi. Qua ci sono in sala i plotter quello di Giuseppe e anche quello di Alessandro in fase di completamento. Allora ringraziamo pubblicamente Claudio che ha stampato tutti i pezzi e tutte quante le prove e i pezzi che abbiamo buttato via. È in corso di preparazione la guida al montaggio fatta da Alessandro che verrà pubblicata da qualche parte. Allora, l'abbiamo scelto come progetto base di partire da qualcosa di già fatto e per, diciamo, onestà intellettuale citiamo le fonti alle quali ci siamo ispirati. Questa è una versione che ha l'asse Z che è movimentato con un servomotore e ha un firmware dedicato che è una evoluzione del GRBL detta servo. Però noi abbiamo riscontrato delle difficoltà in fase di compilazione, di esecuzione, nel senso che una volta va, due volte non va. Quindi abbiamo scartato questa soluzione. E ci siamo ispirati a quest'altra soluzione che ha un piccolo motore passo passo, già con un riduttore. In questa versione hanno utilizzato una cremagliera montata sul carrello mobile e un pignoncino montato sul motore. Entrambe queste soluzioni le abbiamo costruite e provate, però con scarsi risultati per quel che riguarda l'asse Z, perché questo sistema di guida con una colonnina da 3 mm montata a plastica sulla bussola di plastica ha notevoli giochi e il risultato sia estetico quando si vedeva funzionare e la scrittura stessa sono stati un po' deludenti. Quindi abbiamo deciso di costruirci di sana pianta, progettare un asse Z. Nella prima versione con le bussole diametro 6 mm, poi queste bussole a doppia lunghezza sono di difficile reperibilità e costano 3 volte quelle da 8 mm che sono più standard. Quindi abbiamo portato avanti entrambi i progetti. Ah sì, The Single Ad, sì, allora ho sbagliato a scrivere. Ok, allora questa è la prima versione con la bussola lunga. Questi sono i pezzi necessari che abbiamo ridisegnato, il motore è collegato a una camma, la camma passa attraverso questo foro e alza e abbassa questo traversino collegato al supporto della penna vero e proprio. Queste sono le bussole da 6 mm lunghe. Okay. Que da questa versione, beh, questo è l'esploso con i vari componenti, queste sono le dimensioni fisiche dell'oggettino. E siamo passati, qua c'è un errore, purtroppo, la soluzione con 4 bussole corte. Concettualmente è la stessa cosa, è soltanto costruttivamente leggermente diverso. Ecco, questi sono i pezzi, progettati e, come ho detto prima, che ha stampato Claudio. Ecco, la particolarità di questo asse Z è l'utilizzo di questo motore che costa circa 2 euro, che però ha un collegamento elettrico unipolare a 5 fili, mentre tutti quanti gli altri motori usati nei nostri progetti sono bipolari con 4 fili. La soluzione è quella di trasformare il motore da unipolare a bipolare, interrompendo questo collegamento centrale che mette in contatto le due bobine.
Per far questo bisogna tagliare semplicemente questo filo sia all'esterno che in morsettiera. Questa è la morsettiera, che è un circuitino stampato. Bisogna, come abbiamo detto, interrompere questo collegamento che corrisponde a questa pista del circuito stampato. Fatto questo, il nostro motore diventa un bipolare a quattro fili e va collegato alla scheda Arduino, come abbiamo visto nella puntata precedente. Bene, fatta questa premessa, passiamo all'argomento della serata. Bene, questo è il riassunto che abbiamo pubblicato anche sulla locandina sul sito. Adesso abbiamo costruito la nostra macchinina, la nostra macchina a controllo numerico e adesso come lo usiamo? Allora, i nostri obiettivi iniziali sono due. Il plotter a penna propedeutico al plotter con il laser. Quindi, questo è il prototipo del primo plotter a penna che ha realizzato Claudio, e questo è il laser mio. Allora, tutte queste macchine, sia il plotter che l'incisione laser o in generale le macchine a controllo numerico, lavorano eseguendo delle istruzioni che essenzialmente sequenziali, inizia dalla prima riga e va avanti in sequenza, che sono scritte all'interno di un programma di lavoro. E questo programma segue i dettami dello standard ISO 6953, che più semplicemente è detto G-code. Questi sono i file, sono anche detti part program e hanno solitamente estensione appunto G-code, ma a volte anche abbreviato come NC o ISO. G-code prende il nome dal fatto che le istruzioni di questo linguaggio, o almeno le principali istruzioni di esecuzione degli spostamenti, iniziano con un G. Vedremo G0, G1, G2, G3 e così via. Quindi ha preso per semplicità questa denominazione. Le macchine hobbistiche in realtà non usano il set completo di comandi ISO, perché i comandi ISO sono un po' universali, funzionano per i torni, per le frese, per i tagli al plasma e altre cose. Quindi all'interno di questo set ridotto di comandi, il firmware, nel nostro caso GRBL, in realtà è un interprete ISO, nel senso che legge un file di testo con i comandi ISO e li trasforma in tempo reale in comandi elettrici per muovere i motori passo passo e gli attuatori in genere, intendendo come attuatori che possono essere i relay che comandano la rotazione del mandrino, l'accensione e lo spegnimento del laser, o altre funzioni accessorie come l'accensione della pompa del lubrificante o altre cose. Il PC in questo caso funge da pannello di controllo per trasmettere le varie righe del programma ad Arduino. Come Arduino ha una capacità di memoria limitata e andiamo praticamente in diretta, c'è una comunicazione bidirezionale tra Arduino e il computer, in modo che il computer sta attento, diciamo, a non riempirgli il buffer e a rilevare degli eventuali comandi di ritorno da Arduino per le emergenze o qualche anomalia nella trasmissione. Allora, per iniziare, io consiglio sempre di partire dai siti ufficiali, quindi evitiamo di perdere tempo su quelli, come diceva
il foscolo di traduttori di traduttori d'Omero, no? Che cercano di interpretare, fanno lì un blog, mettono quattro informazioni che poi bisogna sempre andare a verificare. Allora, il sorgente del file GRBL lo troviamo in questa posizione, mentre le istruzioni dei comandi GRBL lo troviamo qui. Adesso non so se abbiamo la connessione internet che funziona, potremmo anche tentare di aprirlo. Eccolo qua. Qua troviamo la documentazione di questo progetto GRBL, che è un progetto open e free, ma che in ogni caso è anche sponsorizzato da queste ditte che producono delle macchine oppure dei kit che sono in vendita su internet. Teniamo un attimino a memoria questo JTAG perché poi vi mostrerò l'estensione per Inkscape, che è stata appunto sviluppata da questa ditta e messa a disposizione dei vari utenti. Ecco, qui, come vi avevo accennato, a parte i comandi MM4 che vedremo poi, vediamo qual è il set di comandi ISO G che vengono riconosciuti da questo firmware. Se uno ha tempo, si legge e si studia le varie cose. Noi, per semplicità, prenderemo in considerazione soltanto questi comandi, qua segnati in rosso, tradotti in rosso, che sono quelli fondamentali e sono proprio il minimo indispensabile per far funzionare il nostro plotter. Il comando G0 e G1 indicano dei movimenti lineari. A questi bisogna aggiungere le coordinate di arrivo e la velocità a cui vogliamo andare. G2 e G3 movimenti circolari, G4 è un comando di attesa, G20 e G21 indica se il nostro disegno è in pollice o in millimetri. Noi useremo sempre G21, sempre o almeno nella maggior parte dei casi. Avremo la possibilità di definire anche un tastatore, potremmo utilizzare il nostro plotter come scanner, mettendo una punta con un microinterruttore che va a toccare il pezzo. Useremo e vedremo il G90 e G91 per le quote assolute o relative e questi comandi M3, M4 e M5 che sarebbero nati per controllare il mandrino, la fresa, e che in realtà vengono utilizzati per comandare il laser. Allora, in rete, come vi ho detto, ci sono numerosi tutorial, lezioni sul G-Code e potremmo fare anche tutta quanta la serata sul G-Code, però noi siamo impazienti di usare la macchina e quindi andremo velocemente su questa parte. Per approfondire eventualmente, vi segnalo il sito linuxcnc.org, dove c'è tutta quanta la documentazione e le istruzioni dettagliate, sia sui comandi G-Code, che sono i comandi di movimento, che sui comandi M, che sono quelli per delle funzioni accessorie. Vi troverete una cosa del genere, ad esempio per il G0 è definito movimento in rapido. Per essere definito, vediamo qua un esempio, gli diamo G90, settiamo le coordinate in modo assoluto, gli diamo G0, muoviti a X1, Y-2,3 e non gli diamo nessuna velocità. Perché lui prende, essendo un movimento in rapido, prende la velocità massima di default che abbiamo settato nella nostra macchina e si muove a questa velocità qua. Questo
Può essere a volte non pericoloso perché le macchine sono piccole, ma può dar luogo a vibrazioni oppure a perdite di passo, quindi i motori slittano in qualche modo. Quindi io consiglio di non usare mai il G0 e di usare sempre il G1 dandogli la velocità prefissata che vogliamo noi. Questa, vabbè, vi ho messo una traduzione in italiano di quello che trovate in inglese. Passiamo al movimento G1, quello che si differenzia dal G0 soltanto dal fatto, cioè soltanto, perché gli scriviamo anche la velocità F, FID, la velocità di lineare. Beh, c'è da dire che nel movimento lineare G1 è un movimento interpolato, nel senso che l'asse XY ed eventualmente l'asse Z partono e arrivano assieme. Quindi la traiettoria che vado a fare è una retta, cioè punto per punto il controllo dai comandi in modo che tutti gli assi si muovano in maniera coordinata. Il comando G0 invece non è un comando interpolato e utilizzando la velocità massima degli assi, se ci troviamo degli assi, magari un asse a cinghia con un asse a vite, può succedere che un asse arrivi prima degli altri. Poi, prima di fare la movimentazione successiva, in ogni caso il controllo attende che tutti gli assi siano arrivati alla quota che avevamo impostato. Anche questo è uno dei motivi eventualmente per usare G1 invece del G0. Ecco, G2 e G3 è un movimento circolare o elicoidale, nel senso che se siamo nel piano, gli diamo soltanto le coordinate x, y e il centro dell'arco che deve fare, mi muovo appunto nel piano e faccio un arco. Se invece io gli do anche uno z, il movimento viene fuori un'elica su tre assi, cioè si muove nel piano e contemporaneamente si alza, tipo fare una filettatura. Ecco, nel caso del plotter questo non ha senso, nel caso del laser praticamente neanche, ha senso nelle macchine, nelle fresatrici e eventualmente nei torni. Ecco. Allora, più di tanta teoria, forse è meglio fare un attimino di pratica, che è quello che ci interessa. Cioè, l'obiettivo nostro è quello di capire più o meno come è fatto un programma ISO, in modo che quando andremo a generarlo in maniera automatica con Inkscape o con qualche altro programma, se dobbiamo metterci le mani, fare qualche piccola correzione o se il programma ci dà degli errori, avere un attimino il colpo d'occhio di capire dove può nascondersi l'errore. Quindi partiamo con un esempio pratico. Se noi volessimo fare un rettangolo, allora, il nostro programma dovrebbe avere una struttura del genere. G90, gli diciamo, stiamo lavorando in coordinate assolute. Quindi tutte le x e le y che ti do sono riferite allo zero della macchina. G21, le quote sono in millimetri. Adesso, essendo un rettangolo, posso muovere un asse alla volta. Quindi G1, x300, f25.000. Quindi mi muovo di 300 mm sul piano cartesiano, quindi mi sposto verso destra, a una velocità di 25.000. La velocità è riferita in millimetri al minuto, quindi se dividiamo per 60 avremo i millimetri al secondo. Quando ci siamo posizionati a 300 mm, qua non ho fatto a tempo a fare un disegnetto, ma poi muoviamo il plotter e andiamo in verticale in su di Y 180. Poi ritorniamo a sinistra, ritorniamo a X0 e infine ritorniamo anche a Y0, quindi siamo ritornati a X0, Y0, che è il punto di partenza. No, perché sono già qua. Ma all'inizio del programma.
No, beh, perché faccio finta, dovrei, per non complicarvi subito la vita, e per essere sicuri, quando uno fa un programma che la macchina sia azzerata, di solito si azzera l'asse Z, si porta su prima l'asse Z e si porta la macchina sullo zero. Diciamo che questo serve se per caso ho interrotto il programma e la macchina non era in una posizione che non conosco con queste istruzioni, ma insomma è un trucco che all'inizio non ritenevo di dirvelo, no? Subito. Allora, fatto questo, anticipiamo un po' il discorso, vediamo un programma poi ritorneremo su questo programma. Questo è uno dei pannelli operatore che si chiama Universal G-Code Platform, che è abbastanza versatile e ha tutte le caratteristiche che ci servono, che ci possono servire per muovere un plotter. Eventualmente per i laser ci sono anche dei programmi un po' più dedicati. Allora, per prima cosa dobbiamo, beh, a parte dire che tipo di firmware ha la nostra macchina, GRBL, la porta seriale dove siamo connessi, la porta USB e la velocità di connessione, come se fosse una stampante o qualsiasi altro device del computer. Ci connettiamo, a questo punto la macchina è connessa e se tutto va bene sentite che è una piccola vibrazione dei motori che si mettono in coppia. Per essere sicuri che la macchina è collegata, proviamo a spostarsi in jog e qua vediamo che si aggiornano le quote del nostro pezzo. Ok? Allora, carichiamo un programma che io ho già fatto, il programma che avete visto prima. Se io gli do lo start, la nostra macchina esegue il rettangolo che vi ho descritto prima. Ok? Adesso torniamo qua al nostro discorso. Complichiamo un po' la faccenda. Vogliamo disegnare un cerchio in senso orario. Allora, anche qui mettiamo le quote assolute, l'unità in millimetri, ci spostiamo in una certa posizione, X20, Y120. Cominciamo a introdurre anche lo spostamento dell'asse Z, che è l'asse dove è collegata la nostra penna. Quindi noi gli diamo uno spostamento di 5 mm verso il basso, 5 mm possono essere 3, 5, 10, quello che è, in base alla vostra macchina, cioè una quantità sufficiente a far sì che la penna tocchi sul foglio. Per essere sicuri, gli diamo un G4 P0, che è un'attesa, dove qui, nel caso del laser, oppure nel caso volessimo, possiamo mettere un'attesa in millisecondi, per far sì che il laser parta a piena potenza oppure che la penna di essere sicuri che tocchi il pezzo. Qua con il G1 si può usare anche in questo modo, cioè senza nessun parametro di spostamento, utilizzarlo soltanto per impostare la velocità. Essendo la velocità, cioè il firmware può essere impostato con comandi modali che rimangono sempre mantenuti, oppure no, ogni volta bisogna dirglielo. Nel nostro caso, GRBL, una volta che io gli ho detto una velocità F3000, anche se negli spostamenti successivi non gli ripeto F3000 ancora, lui li esegue sempre con quella velocità lì. Questo è per rendere magari un po' più snella la scrittura del programma e non avere ripetuto centinaia di volte sto F3000. Anche perché una volta quando i programmi si modificavano in maniera manuale, non c'era cerca, trova, copia, incolla, tutte quelle cose lì, era più facile andare a modificare la velocità all'inizio manualmente, uno mette 5000 e va avanti così. Cosa che può capitare comunque anche adesso, andarci a mettere le mani sulla velocità. Ecco, G2, facciamo il cerchio in realtà
Potremmo farlo anche in un colpo solo, perché se io gli do il punto di arrivo uguale al punto iniziale, lui fa il cerchio completo. A volte però, se ci sono delle coordinate con le virgole, eccetera, ci sono delle approssimazioni, e può esserci un errore che il firmware interpreta male questo comando, e quindi un'altra soluzione è quella di fare invece di fare il cerchio completo, fare il cerchio in due archi di 180 gradi, come è stato fatto qui. Quindi faccio prima metà cerchio, faccio un arco, poi faccio l'altra metà, alzo la penna. G1, Z0, se prima ero andato a meno 5, Z0 mi riporto sopra, attendo e poi qua vado sull'origine. Andiamo a vedere se è vero. Proviamo a caricare questo. Ecco, una delle particolarità di questo programma rispetto ad altri è che mi dà già il preview del nostro tracciato, quindi vedo che effettivamente è il programma che mi interessava, e mi dà anche un discorso dell'asse Z, mi mostra l'asse Z, e vedete che c'è questo. Non so se riesce a vedere, ecco, questa è la traiettoria che lui va a fare a meno 5 mm rispetto al piano di riferimento. Poi notate anche che, adesso va bene, lanciamo il plotter. Vedete che c'è questa punta che segue la traiettoria del pezzo. Ok? Rifacciamo, tanto lui. Ok, abbiamo anche la possibilità di editare il codice, cambiare la velocità e provare. Invece adesso proviamo a fare il cerchio in senso antiorario. Cerchio in senso antiorario, utilizziamo i comandi G3, adesso potete vedere sia a schermo qua oppure anche direttamente sul plotter. Vedete che lui arriva qua sopra, invece lo fa in senso contrario. In questo caso qua chiaramente non c'è nessun vantaggio, nessuna cosa, però questo per farvi vedere le due tipologie di archi. Quando noi andiamo a fare una scritta o qualcosa, non ci sono mai di solito i cerchi completi, ma soltanto degli archi, e a seconda che la curva sia sopra, sotto, eccetera, nel nostro programma vedremo tutta quanta una sfilza di G2 e G3 messi in automatico dal nostro programma CAD CAM. Bene, detto questo, abbiamo visto il movimento della penna che, riassumendo, l'abbiamo fatto muovendo l'asse Z con Z-5 e Z0 per ritornarla così. La differenza, cioè, ricordiamo che noi abbiamo portato avanti due progetti, plotter e laser. Quindi le sperimentazioni che abbiamo fatto sono entrambe. La differenza nella scrittura del programma a livello di tracciato non c'è, è la stessa cosa usare uno o l'altro. Nel laser, invece di mettere il comando dello Z, il comando ISO è M3 accendi il laser, accendi il, e M5 spegne il laser. E, come vi ho detto prima, il linguaggio ISO è stato inventato prima dell'avvento del laser, e quindi chi poi ha fatto queste macchinette laser ha utilizzato un comando che c'era già. C'è una precisazione da dire che i laser vengono spesso controllati in PWM, cioè
Cioè, ho la possibilità di controllare la potenza del laser da 0 a 255 o 1024, dipende poi anche dai firmware. Supponiamo da 255, che sarebbe 2 alla ottava, giusto? 2 alla 8, 255, che è praticamente la conversione da, non è analogico, ma sarebbe in PWM, per comandare la potenza del laser. Allora, a volte invece di usare M3 per accendere il laser e M5 per spegnere il laser, si può utilizzare M3S255 acceso a piena potenza, oppure MS100, 150, quello 200, quello che volete, e per spegnerlo devo portare a zero quel valore lì. Quindi riutilizzo anche per lo spegnimento M3S0. Fate attenzione che ci sono, beh, di solito se voi scrivete M5, quasi tutti i firmware lo interpretano come scrivere M3S0. Comunque, fate attenzione se usate dei firmware particolari dedicati per il laser, messi a punto da uno dei costruttori che abbiamo visto prima, così, per sfruttare appieno tutte le particolarità, loro si inventano dei, chiamiamo così, dei dialetti ISO, dove i comandi non corrispondono proprio al 100% alla sintassi standard ISO. Ecco qua vi ho riportato quello che dice, l'ISO, M3, M4, M5. Ecco, la parte diciamo, riguarda l'ISO, io l'avrei finita. Adesso passiamo a vedere meglio l'UGS Platform e Inkscape. Ok. Allora, prima di queste cose qua, vorrei invece spendere una parola su questo programma, anche che è Camotix. Allora, se non avete il plotter a disposizione, nel senso che il UGS Platform, se il plotter non è connesso, cioè non riuscite a connettervi proprio fisicamente a un Arduino, così, lui non vi lascia fare niente, non vi lascia vedere i file, non potete proprio fare niente. Allora, se state scrivendo dei programmi, verificando se tutto quanto funzioni, può essere utile questo programma che ha la possibilità di importare dei file ISO, ad esempio questo, okay, e di farveli vedere in anteprima. Quindi, se voi avete fatto una cosa del genere e ha la possibilità di creare la simulazione, vedere se tutto quanto procede come avete ipotizzato. Ecco. Questo programma poi è anche una parte un po' folcloristica, diciamo molto bella, perché vi permette, no, aspetta un attimo, di visualizzare anche una macchina utensile sopra. Lasciamo che finisca. Ecco, vedere la macchina. Dopo che ormai taglia sta parte, perfetto. Proprio. C'è la possibilità di mostrare il simulacro della macchina sopra, ma adesso no.
niente, è disattivato. Vabbè. Non importa. Bene. Allora, torniamo alla nostra interfaccia che in realtà abbiamo già visto come funziona. Vi faccio notare, questa è la parte di coordinate nelle quali si trova la macchina. Possiamo anche giocare, qua sotto c'è un comando, se uno vuole ripassarsi i comandi ISO, se uno scrive qua sotto G1 X50 Y80 F3000, il plotter si muove. Se gli diciamo torna a zero, gli diciamo G1 X0 Y0 e questo comando qua lui si arrabbia perché non tiene modale la velocità e quindi dobbiamo dargli la velocità G1. Sì. Vediamo. Sì, scusa, sì. Vabbè, G1, X0, Y0, F5000. Ok, qua abbiamo la possibilità di muoversi in jog o muovere contemporaneamente, muoversi completamente in diagonale. E questo qua non ha la possibilità di tornare a zero, non c'è l'OM. In alcuni programmi si possono definire delle macro nelle quali gli assi tornano a zero. Ok, questo abbiamo detto per scollegare la macchina. Bene, adesso abbiamo visto cosa sono i programmi e cosa più o meno servono. Vediamo come generare un programma. Allora, per generare un programma possiamo utilizzare Inkscape. Allora, i programmi che fanno questo genere di operazioni si chiamano CAD-CAM. Allora, a livello di fresatura tridimensionale oppure di stampanti 3D o altre cose, si utilizzano dei programmi più evoluti e anche più difficili da usare. Il nostro obiettivo era quello di giocare con questo plotter, quindi possiamo usare questo programma. Inkscape, allora, per prima cosa dobbiamo dirgli che le dimensioni che ha il nostro plotter, il nostro foglio. Questo qua è praticamente 1 a 0 messo in orizzontale, quindi la prima cosa che dobbiamo andare è modificare le proprietà del documento e dirgli sempre 1 a 4, però è in orizzontale. Ok? Possiamo eventualmente anche definire la griglia, se vogliamo, proprietà del documento, c'è la possibilità di mettere la griglia, nuova griglia, la definiamo in millimetri, millimetri, mettiamo 10 mm in X e in Y. Rimettiamo e abbiamo il nostro foglio di lavoro. Cosa possiamo fare con un plotter? La prima cosa che viene in mente è quella di scrivere qualcosa. Allora, per scrivere utilizziamo questo, cominciamo qua dal basso, definiamo l'altezza della nostra scritta. Proviamo a scrivere.
minimo di fantasia. Possiamo modificare il nostro carattere, possiamo sbizzarrirci cose, farlo in grassetto, obliquo, bold, possiamo ingrandirlo. Però dobbiamo andare a spaziarlo un attimino. Ecco. Supponiamo che ci vada bene una cosa del genere. Adesso dobbiamo dirgli a Inkscape di generare il nostro codice ISO. Questo si fa in due passaggi. Prima cosa, bisogna selezionare la scritta che ci interessa. Possiamo andare qui con la freccetta. Dopodiché dobbiamo quello che è considerato in Inkscape un oggetto, trasformarlo in un tracciato. Quindi facciamo da oggetto a tracciato. Non vediamo niente, però lui l'ha fatto. Adesso introduciamo le estensioni. Vi ho detto che sono state sviluppate dei programmi, delle utility all'interno di Inkscape per generare i codici ISO. Ce ne sarebbero, c'è G-Code Tools, genera da tracciato, ce ne sono varie cose. Io ho utilizzato questo, che ho personalizzato per l'occasione, facendo piccole modifiche che eventualmente poi vedremo. Comunque, dal lato dell'utilizzatore, noi scegliamo l'utility, l'estensione che ci più adatta alla nostra macchina, nel nostro caso è questa, e ci compare una videata di questa. Vi ho detto che il nostro scopo è quello di usare il laser, però la differenza tra il laser e il plotter sta soltanto nei comandi di on e off della penna. Quindi, se abbiamo il plotter, mettiamo G1Z-5 F1000 che abbiamo già visto, e per spegnere la penna, perché è comodo usare questo programma qua per il plotter? Perché poi, quando andremo a usare il laser, sappiamo già come fare. E questa è soltanto una piccola palestra. Qua mi chiede la velocità di spostamento a vuoto, cioè quando non sto alla velocità di viaggio, travel speed, quando mi muovo verso il mio obiettivo, e questa è la velocità di incisione del laser, che sarà tanto maggiore quanto più potente è il nostro laser. Bisogna fare delle prove. Nel caso noi usassimo il laser, qua ci indica il valore della potenza a cui vogliamo lavorare, e questo qua è quello che avevo fatto vedere prima col G4 S0 o P0, che è il tempo di ritardo che può essere in millisecondi o secondi, che poi si può settare. Queste sono le passate, che in questo caso non ha senso. Questa è la directory dove va a scrivere il nostro programma, che possiamo modificare a piacere, e questo è il nome del file che va a scrivere. Ho scritto 1, siccome c'è già, cosa facciamo? Facciamo makers 1. G-Code. Ok, applica. Ok, lui l'ha fatto e possiamo chiudere. Adesso non prendiamo paura, ma lui ha creato questa cosa qua, che praticamente ci dà un'anteprima del percorso
del G-code che lui ha prodotto. Ci sono tutte queste frecce qua che indicano il verso in cui lui sta andando. Lo ha posizionato qua per non fare confusione, però in realtà la scritta e il programma viene eseguito in questa posizione. Beh, salviamo il documento, file, salvo con nome, facciamo, tanto per disegno, facciamo disegno 1. Avevo preparato degli altri disegni già fatti, no? No, scusate. Ok, adesso cosa ci potrebbe venire in mente di fare? Di andare a vedere su questa directory cosa ha combinato. Quindi andiamo sulla directory plotter 2. Allora, eccola qua, scritta 1, lui ha fatto questa, no, makers 1 abbiamo fatto, no? Eccola qua, questa. Vedete che adesso è impossibile controllare a mente, cioè a vista, un programma del genere, perché solo per scrivere due righe ha generato in automatico tutta quanta questa sfilza di comandi. Però, se magari è la prima volta, possiamo andare a vedere cioè l'inizio, G1 Z0, l'attesa Z-5 F1000, la velocità modale, e qua ci sono tutta una sfilza di G1, poi qua ci sono anche dei G2, più o meno, poi alla fine lui tira sulla penna, Z0 F1000, andiamo giù e andiamo in fondo e vediamo che l'ultima istruzione porta la penna sullo zero. Vedete che qua è rimasto un problemino, che l'ultima istruzione lui la porta alla velocità F1000, che è la velocità dell'asse Z, e non a 3000, che è la velocità di spostamento, perché devo correggere il programma. Quindi possiamo eventualmente correggerla manualmente e salvarlo. Ok. Allora, controllata, diciamo così, l'integrità del nostro programma, possiamo andare sul nostro pannello di controllo, portiamo il plotter a zero. Riconnettiamo il plotter. Ok, è rimasto questo. Allora, andiamo a caricare quello lì che era Maker 1. Allora, questo programma, cioè già vediamo che che è stato riconosciuto. Controlliamo eventualmente sotto che c'è la penna che si abbassa e vediamo che è tutto a posto. Fatto questo controllo, diciamo che nel caso del plotter di un foglio di carta non ci interessa niente, perché va bene così. Abbiamo il laser che dobbiamo incidere, la penna, la targhetta in legno, la scatoletta che abbiamo realizzato, magari anche tutte queste questi controlli, questi così che possono sembrare magari anche noiosi e inutili, possono tornare utili. Ok, allora lanciamo la cosa. Potevamo usare un po' di più come velocità, ma insomma, tanto per passare la serata, andare anche piano. E quello è il dubbio, no, un algoritmo suo, ma se ti ricordi plotter a penna che avevamo in ufficio da giovani, e partivano, dopo ogni tanto sembrava che si dimenticasse il puntino, tornava indietro, quindi lui praticamente parte con un certo algoritmo, ma poi prende la sua strada e dopo lo completa, torna indietro e fa. Sì, in maniera diversa, sì.
Poi chiaramente più è complicato il pezzo. So, ecco, e questo abbiamo fatto. Ecco, possiamo tornare su Inkscape e dire, oltre alle scritte, cosa possiamo fare? Possono volersi riempire il testo o la forma. Allora, per quella cosa lì, vi rinvio alla una brillante guida fatta dal nostro socio Stefano, che in fase di montaggio video avrà premura di montare e inserire, e ha fatto dei tutorial abbastanza belli per come fare le scritte riempite. E poi un'altra cosa che non è proprio banale è quella della scritta unifilare, nel senso che Inkscape, così per default, lui, come avete visto, come vedete qua, lui traccia il contorno della scritta. Quando la scritta diventa molto, molto piccola, diventa pasticciata. Se noi dovessimo fare un'incisione pulita, tipo le medagliette o tipo le altre cose, dobbiamo farla per linea centrale. Allora lì ci sono due possibilità: o ci sono già dei font, chiamiamoli così, unifilari, che tipo quelli di AutoCAD, Unicode o no Unicode, Ci sono già che dentro ci con sono già Inkscape. dentro con Inkscape. Che però, oppure se no ci sono delle estensioni che prendono, fanno la media e fanno l'interpolazione, costruiscono per linea centrale. Anche lì ci sono poi delle particolarità, bisogna stare attenti, dipende dal font, dipende da cosa si usa, e quindi non mi sono preparato sull'argomento perché Stefano è più bravo di me. Io volevo mostrarvi delle cose un po' più. Prima hai utilizzato un tutorial per fare il G-Code Sì. e usato come tutorial di Maker, che Sì, è sì. Sì, un minimo. Da dove è nato insieme a quello? Hai preso un è quello lì, tutorial? è una modifica che ho fatto perché ho aggiunto il ritorno sullo zero e altre cose della JSON e volevo mostrarvelo dopo. Completo qua due cose, poi andiamo ad analizzare appunto dentro come è fatto questa estensione qua, che è scritta in Python, tra altre cose. Scusa, parlando dell'arte, Sì. per avere un'incisione fatta bene, conviene lavorare sulla velocità o sui programmi? Allora, dipende che potenza ha il tuo laser, perché se la potenza è relativamente bassa, 3, 4, 5 watt, conviene lavorare sulla velocità e usare il massimo della potenza del laser. Perché e sfruttare tutto il laser riducendo eventualmente la velocità aumentando. Se invece si comincia ad avere un laser, ad esempio il mio è da 15 watt, allora lì magari può convenire, dipende dai materiali, abbassare anche la velocità, perché se vai troppo veloce, viene come qua, può vibrare. Oppure quando lui parte all'inizio a piena potenza, se uno con una lente di ingrandimento vedi il puntino dove lui ha bruciato. E PQR con laser funziona come nei Come nei motorini, sì, dipende dalla scheda. Sì. motorini? Cioè, c'è una scheda in realtà allora i laser devono avere accettare il controllo in PWM, che loro chiamano anche in TTL, perché. Esattamente, non lo so la differenza. Perché TTL è il livello di segnale che è 0,5 volte, no? Sì. Comunque, non tutti i laser accettano la modulazione della potenza. Quindi, quando lo acquistate, dovete stare attenti a vedere che tra le caratteristiche ci sia anche questa, se no gli altri accettano soltanto un comando on-off. Allora, stavamo dicendo, allora, oltre che, allora, cancelliamo. Noi potremmo fare delle forme che ci sono, ad esempio questa è una spirale,
Ecco qua. Allora, anche questa, noi andiamo a convertirla da tracciato, da oggetto a tracciato, andiamo con la nostra estensione. Allora, sta qua la chiamiamolo spirale 1. Sempre in maiuscolo. E spirale. Tanto lui mette già un aggiunge suffisso numerico al nome dei file. Se noi facciamo varie prove e ci dimentichiamo di cambiare nome perché magari teniamo come nome il nome del disegno di partenza, lui automaticamente fa spirale 1, 2, 3, 4, tutte quante le versioni senza cancellarla. Ok. Ho mantenuto gli stessi parametri di prima e lui se li tiene in memoria. E anche qui vediamo, qua è un po' più chiaro il discorso, dall'indicazione delle frecce vediamo che lui parte dal centro e fa la spirale fatta in questo modo qua. Andiamo direttamente ad eseguirla. Vedete, spirale 001, ne avevo preparato un'altra, ma per caso. Ecco, solito discorso, solito Z-5, e tutto è pronto, lanciamo. Sì. E il disegno, voglio creare un disegno perché il disegno dà un punto preciso, dove lo scrivo? No, allora questo qua non è il programma CAD-CAM tipo, non so, FreeCAD, eccetera, quindi non c'è la possibilità di dargli una coordinata assoluta, cioè no, dobbiamo fidarci della griglia, perché lui non mi lascia... Sì, sì, no, allora io sposto il disegno. Sì. Il disegno lo posso spostare in quella... No, in questo, allora con questo programma qua non possiamo spostarlo. L'unica cosa che possiamo fare, se ad esempio noi vogliamo farne un'altra traslata, allora possiamo dargli, ad esempio, vogliamo spostarci di 30 mm, rifarlo un altro. O andiamo a modificare il programma, gli diamo uno spostamento, poi gli diciamo un azzeramento delle assi, però vi faccio vedere uno dei possibili. Io gli faccio un G1, X30, Y30, F5000, ok? Mi sposto su quel punto lì. Adesso io voglio azzerare le coordinate su quel punto lì, posso andare qua, faccio 0, 0, e lui si prende come nuove coordinate il mio punto 0, quindi io posso traslarlo soltanto in su. E se io invece volessi traslarlo in giù, facciamo in un altro modo. Allora, adesso ho spostato le coordinate, ho azzerato sul posto, lui in realtà si tiene in memoria che queste sono coordinate fittizie perché la sua coordinata vera sarebbe 30. Lui si è spostato di 30 mm. In su. Comunque è pericoloso perché non prende mai linea corsa. Ah, vabbè. Se ho la cosa della macchina. Sì. La cosa migliore sarebbe sempre. È ripartire dal programma. Vedi. Adesso la linea corsa perché. Cioè, ti conviene sempre tenere la dimensione del foglio sono le dimensioni massime della corsa della macchina. Okay. E se tu il tuo disegno entra nelle dimensioni massime del foglio, vuol dire che non vai mai in linea corsa.
se tu sposti da zero, ma tutto lui, cioè lui si è spostato, ha zerato gli assi e poi ha fatto ripartire, potresti avere le corsa e... Infatti la procedura sarebbe quella di ritornare su Inkscape, sì, e rifare... La revisione del foglio come la revisione della... No, cioè, no. Allora, noi siamo... Okay. Allora, noi siamo qua, no? Il nostro foglio è questo, è l'area della macchina. Io ho messo il disegno qua. Se io voglio per qualche motivo metterlo più vicino, perché nella scatoletta, eccetera, eccetera, l'idea ideale è quella di prendere questo e spostarlo dove mi serve e generare un altro codice ISO. Gli altri sono tutti quanti aggiustamenti che andiamo a fare. Allora, se siamo consci di quello che stiamo facendo, bene, se, ripeto, se è su un plotter, su un laser, non c'entra niente. Se è su una fresa, come dice Stefano, è meglio non usare questo come metodologia, come prassi, perché ogni volta che uno lo fa o perché ha fretta o così, dopo succedono macelli. In questo caso, quindi, saltano i motori. Sì, beh, a parte che su una macchina vera ci sono i fine corsa. Parte il programma, perché se va oltre. Sì, è già. Sì, sì, però dipende sempre che macchina. In questo caso qua si salta. Ecco. Allora, analogamente si potrebbe fare, ci sono altre forme geometriche che ci sono dei rettangoli o altre cose. Vediamo invece come fare con un'immagine. Allora, anche qua vi rinvio ai tutorial e alle guide che ha fatto Stefano, oppure altre guide che ci sono in internet. Concettualmente comunque noi dobbiamo importare l'immagine, che può essere un bitmap o un DXF o qualcosa del genere. E, quando faccio la conversione delle bitmap, il risultato che ottengo non è mai proprio perfetto, perché ci sono sempre delle frastagliature e qualcosa. Se invece noi importiamo noi per importare abbiamo tutta quanta una serie di estensioni di file grafici che si possono importare con Inkscape. A livello di disegno tecnico, diciamo così, o comunque disegni di precisione, si usa l'esportazione in DXF, che ad esempio anche FreeCAD può fare. Allora, se andiamo a vedere l'estensione in DXF, andiamo su lotto 2, ecco, abbiamo questo. Allora, usa automaticamente, importa latino, ok. E questo qua è il nostro pinguino, che è già stato, con un altro programma, è già stato pulito e vettorializzato in maniera, in questa maniera. Adesso noi andiamo a... No, aspetta un attimo. Non farò quel control. Per ridurlo in proporzione bisogna tenere premuto CTRL. C'è un doppietto tra le opzioni in cima. Come? C'è un doppietto tra le... Ah, ok. Adesso non sono molto... Ok, mettiamo per non sovrapporlo, perché ormai cambiamo foglio. Ok, mettiamolo più o meno qua così. Possiamo ridurlo ancora pochino, ecco. Allora, questa... Buonasera. Buonasera, ciao. Anche questo è un oggetto, quindi dobbiamo fare da oggetto a tracciato, la solita estensione.
si chiama, scusa? Cosa? Questi dopo te la, è una elaborazione, dopo ve la vediamo. V-Makers. No, dopo vi spiego perché l'ho modificata. Allora mettiamo Tux, giusto? Tux. .gcode. Eccolo qua, chiudi. Anche qui, questa volta, non so per qualche motivo, l'ha ricostruita sopra la sagoma, perché gli andava a sua discrezione, se quando è troppo piccolo decide di spostarlo, oppure comunque è già un buon segno, perché quando succede questo vuol dire che avete fatto tutto quanto giusto. Usciamo, ritorniamo sul nostro programma, riportiamo gli assi più o meno a zero, ci riconnettiamo, tutto a posto, andiamo, qua c'è un tux gcode open, eccolo qua, assomiglia a quello che volevamo noi, non so se può spostare, adesso c'è. Perché ha tenuto in memoria, ecco, qua dovete, adesso ogni programma, questo non è che sia proprio programma al massimo, casomai vediamo anche qualcos'altro. Non prende le misure, cioè Inkscape ha esportato un G-code con le dimensioni della macchina, no? Per foglio delle dimensioni della macchina. Sì. No, perché mi dice le dimensioni del pezzo che mi servirebbe per fare sta roba qua. Perché è la corsa massima dell'asse Y. Vedi, questa è la corsa massima dell'asse X e Y e lui tiene un po' di bordo. Sì, sì, perché sarebbe nato per le, il. No, perché dice semplicemente. La corsa massima sull'asse X e sull'asse Y. Tiene un bordino, però. No, questi sono gli assi, le coordinate. No, comunque questo. Il disegno lì è stato posizionato su una 4, ma le corse effettive massime sono questa qua, 2,46 per 131. La quantità minima di materiale che ti serve per fare. Bene. Inventato le stampante. Avete un minimo di lasco sulla penna, un po' di sbavatura, ma insomma. Ok. Bene. Io non andrei tanto oltre per questa sera, penso che abbiamo informazioni sufficienti per. Sì, sì, infatti adesso volevo passare a mostrarvi appunto quell'estensione lì, fare un po' una parte un po' più teorica. No, si potrebbe dire che oltre a questo, allora questo qua intanto è Universal G-Code Platform che. Sarebbe un'estensione di Universal G-Code UGS Sender. Quello originale, che è un po' più semplice, sarebbe questo. Eccolo qua. Allora, questa è la versione base, che c'è il controllo della macchina messo qua sopra. Allora, possiamo connetterci, dobbiamo dargli 115.200 GRBL, la porta
open. Questa è un po' più minimale perché non ha la visualizzazione, l'anteprima. Qua per leggere i file devo andare qua, file mode, browse, andare a cercare tutti quanti i file, vedere questo, non ho nessuna finestra grafica, quindi funziona perché eccolo qua. C'era questa qua, ma è a parte la visualizzazione, match control, file mode, devo andare qua, faccio send, questo è un altro, funziona anche questo. Qua ho i comandi che sono in esecuzione. E in certe macchine comunque non si riesce a installare la versione tempo. Allora bisogna usare questo. In certe macchine vecchie bisogna usare questo. Ecco, questo qua mi faccio. Ecco, io posso definire delle macro che sono della sequenza di comandi, memorizzarli qui e poi eventualmente utilizzarli. Ecco. Sì, allora i programmi evoluti possono avere diversi zero pezzo, zero macchina, posso modificare, fare varie cose, ma intanto questo era solo un inizio. Allora, vediamo se riesco a mostrarvi l'estensione. Allora, l'estensione è una cosa fatta più o meno così. Allora, va copiata all'interno del programma dove c'è Inkscape. Adesso trovarlo è sempre un problema. Ctrl H per visualizzare entrate nascoste. Sì, comunque anche se riusciamo ad entrarci lì dentro, siccome sono file che non si possono modificare, andiamo a vedere per altra via. Allora, scusate. Sì, sì. Sì. Eccoli qua. Allora, l'estensione vMakers, in realtà sono questi quattro file qua. Allora, DXF input e DXF input Python in realtà sono delle librerie che sono già presenti all'interno dell'estensione di Python. E comunque anche se noi li scriviamo sopra non succede niente, è come se fosse una libreria che viene richiamata. Questo qua è un file Inix, che è quello che mi posiziona sui menu di Inkscape. L'estensione, il programma vero e proprio è questo qua. Allora, non voglio far finta di essere un esperto in Python, perché non... Allora, questo qua, come vi avevo detto prima, è stato sviluppato dalla JTEC Photonics per le loro macchine. Hanno iniziato nel 2009, 2007, 2015, attaccandosi su tutti quanti i programmi di altre persone.
Allora, noi a star qua a capire come è fatto penso sia abbastanza difficile, per non dire impossibile. Comunque loro sfruttano le funzioni grafiche di Inkscape, che anche lui è scritto in Python, vanno a leggere le entità grafiche e le convertono in codice ISO. Noi cosa che possiamo semplicemente fare? Possiamo andare a fare trova quello che, ad esempio, io alla fine gli dico di, oppure se no, facciamo più semplice, andiamo verso la fine. Allora questo programma qua legge tutte quante le entità grafiche, le interpreta e scrive in un file sequenziale. Il discorso va a scriverlo alla fine. Ecco. Allora, quello che può interessarsi è il G-code prima della traiettoria. Lui va a scrivere G4P0, dove come argomento barra N va a capo riga, no? Qua c'era una riga vuota e io ho tolto questa riga vuota, no? No, questa è stata commentata, no? Quando ci sono queste cose qua davanti. Ecco, sì. Ecco, c'era anche questa riga vuota qua e io ho tolto e ho scritto questa roba qua. Questa è prima. Dopo il G-code metto un altro P0, che è il tempo di attesa. E questa è una sezione che avevo modificato. Poi ce n'è un'altra a fine riga. Allora io ho messo dei commenti. Allora andiamo a fare trova. Allora trova, facciamo x0, y0. Eccolo qua. Questo qua è quello che lui chiama footer, cioè i piedi, alla fine della cosa, che è il ritorno a zero dell'asse. Cioè lui alla fine, allora va a scrivere questa cosa qua, all'inizio è l'header e gli ho fatto scrivere praticamente il punto e virgola inizio. Però io qua posso scrivere inizio vmakers, tanto per così. Questo qua è la velocità bassa che abbiamo messo, che poi lui alla fine tornava con la velocità 1000. A parte che potrei andare anche alla ricerca qual è la variabile che loro definiscono per la velocità, andando a fare cerca. Allora invece di 1000 gli metto, non so, 5000, ok? Poi posso andare a cercare anche altre cose. Ok, comunque supponiamo di aver fatto questa modifica qua. Io lo salvo, prendo questo file qua, faccio copia. Adesso vado a cercarmi con l'aiuto di Stefano. Dove .config Inkscape extension. No, dentro config. Pensavo anch'io su config Inkscape. Allora. E qui fa controllare per utilizzare la cartella sotto. Ok? Punto config. Ecco lì. Sì, ecco lì. Ti chiamo il contatto sulla destra. Vabbè. Inscape. Estenso. E questo qua lo facciamo incolla. Mi dice sostituisci, ok?
Adesso se io ritorno qua in, nel mio... come, sì, sì, chiudilo e riaprirlo perché sennò non la prende. Boh, facciamo salva. Allora. Aspetta, facciamo aprire le recenti, hai ragione. Aprire le recenti. Dovrebbe essere il disegno. Eccolo qua. Allora, cancelliamo la... quello lì. Allora, andiamo qua un'altra volta. Tracciato da oggetto a tracciato. Estensioni, questa qua. Adesso facciamo tux, tanto lui gli mette due. Non lo so, quanto prima diretta. Fa vedere del coso, così applica. E non mi dice niente. Oh, perché forse l'avrà già fatto. Chiudi. Allora, adesso avevo chiuso quello qua. Adesso prima tornava la velocità 1000 a 0, adesso abbiamo modificato lì l'estensione, dovrebbe tornare a velocità 3000. Terzo, perché è l'ultimo che abbiamo fatto. Eccolo qua. Un Arduino da 12 euro. È andato più veloce. Ah, questo... No, ho fatto delle altre... No, ho fatto anche delle altre modifiche rispetto all'originale, che era fatto per il laser. Ma... Bene, io non avrei... Sì. Anche l'altro, cioè questo è Universal G-Code Platform, che in realtà sarebbe l'altro, solo che ha delle estensioni e che avrebbe tutti questi plugin qua installati. Allora praticamente l'hanno qualcuno, si è preso la briga di prendere l'altro programma perché la base è la stessa e hanno aggiunto queste cose qua, hanno cambiato visualizzazione, però diciamo il motore dentro di è la stessa. Se c'è il GS nella stessa pagina dove lo scarichi, trovi sia il platform che il GS sempre. La versione sempre è quella di prima, quello semplice. Il platform è questa qua un po' più completa. Grazie Roberto.